Buonasera, buonasera. Come vedete è tutto diverso. Ho cambiato anche l'obiettivo della fotocamera. I miei amici al mio compleanno mi hanno regalato delle luci pazzesche che voi non vedete, ma sono circondato. E quindi ho deciso di cambiare anche un po' l'inquadratura. Oggi parliamo di off-putting. Off-putting. Stavo guardando un video su YouTube e lei ha detto questo. So you played in a movie called The Hunger Games. Yeah, isn't that your life story? You shouldn't say that. That's off-putting. You should be off-putting. You're fat. You shouldn't eat any more pudding. Yeah. Qualcosa che è off-putting è qualcosa di non gradevole, qualcosa di spiacevole, qualcosa di scoraggiante. He is a little bit aggressive, which a lot of people find off-putting when they first meet him. Lui è un po' aggressivo, risulta un po' aggressivo e quindi le persone che lo conoscono per la prima volta trovano questa cosa un po' off-putting, un po' scoraggiante, un po', insomma, non è proprio una cosa bella, è un po' non invitante, ok? Nel caso del video di YouTube lui dice it's off-putting, lei gli ha fatto una battuta, una brutta battuta e lui gli ha detto it's off-putting, quindi in quel caso vuol dire quasi è offensivo, non dovresti dirlo. Lei però gli ha risposto con un gioco di parole, gli ha detto di nuovo you should be off-putting. Pudding. Però in realtà ha detto pudding, pudding, il dolce. You should be off pudding, cioè non dovresti mangiare il pudding because you're fat, gli ha detto. Lui gli dice it's off pudding e lei gli risponde no, you should be off pudding.